oggi è il 31 dicembre, l'ultimo giorno dell'anno, e siccome tutti dicono che bisogna fare il punto della situazione sull'anno che finisce, ho pensato di farne uno con la compilation dei miei top 12 video del 2018. I 12 video più seguiti dell'anno con i 12 consigli più apprezzati per ogni mese. Ho messo insieme i consigli più utili di tutto l'anno, quelli che voi mi avete indicato. Ma prima di tutto volevo ringraziarvi perché il 2018 è stato l'anno in cui il canale ha raggiunto i primi 100.000 iscritti e io ho festeggiato così. È stato bellissimo, è buonissimo il prosecco, biologico naturalmente. Ora, se vi piace l'idea della top 12, mettete subito un bel mi piace a questo video special. Tanti mi piace, tanti nuovi video, anche nel 2019, anzi sempre di più e sempre meglio. Gennaio! Un saluto a tutti gli amici maschietti e anche alle loro compagne che hanno seguito i consigli per la prevenzione della prostata. Alimentazione, movimento, stile di vita sano, tanto buon sesso e controlli periodici già dopo i 40 anni sono il segreto per una prostata sana. Febbraio, il famoso, classico, intramontabile infuso di zenzero a pezzetti e succo di limone. In questo video consiglio come farlo al meglio e come berlo con regolarità. Aiuta a stimolare il metabolismo, regola l'appetito, dà energia e tanto altro. Guardatelo! Marzo, la pancia gonfia è un'epidemia, ma si può combattere eliminando i 9 cibi gonfia pancia. I più cattivi di tutti, latticini, legumi, anche se sono sani, e per molti frumento. Verificate di persona facendo delle prove empiriche. Aprile. Il bicarbonato, rimedio della nonna, non serve solo a digerire, ma ha fantastiche proprietà. È alcalinizzante e combatte anche il famigerato gonfio della pancia. Va usato con regolarità, ma anche con moderazione. Lo spiego nel video. Maggio. Eh sì, l'età si mostra attraverso le macchie della pelle, ma si combatte con la natura. Ci sono 4 ingredienti speciali che ci aiutano. Limone, aceto di mele, farina di ceci e un altro. Lo scoprite guardando il video. Giugno, fa caldo. Ai ai, le braccia a tendina, che fatica a tirarle su, vero? A giugno poi iniziamo a esporre le braccia. Per fortuna ci sono gli esercizi di Serena, rendono la vita facile e ci fanno tonificare, così siamo belle pronte. Parola d'ordine? Non facciamo troppi sforzi, va! Luglio. Molte donne vogliono dimagrire le cosce. Si può fare con il mio video e anche con l'ebook dedicato, con cui molti di voi hanno avuto risultati strepitosi. In sintesi, sempre in movimento, cibo giusto, acqua naturale, rimedi drenanti e strategie beauty. Funziona. Agosto. Le mie amiche over 50 si sono preoccupate di come dimagrire e le ho aiutate con i miei 8 consigli speciali. Gli ultimi 2 sono fantastici. Bere vino rosso e uscire di più con le amiche e vi assicuro che funzionano. Settembre. È certo, in autunno tutti accusiamo la perdita dei capelli, ma chi ne ha già pochi in testa soffre di più perché si vede. In questo video vi ho spiegato i benefici dell'acido acetil salicilico per i capelli e ho consigliato di usare l'aspirina, che lo contiene, ma non di berla come una medicina, di metterla sui capelli perché pare proprio che funzioni. Ottobre. I dolori vari, soprattutto articolari, si fanno sentire di più con la stagione fredda. Però non dipendono solo dal clima, ma anche da quello che mangiamo e che beviamo. Sembra che le bibite zuccherate, l'alcol e il caffè possano essere causa di infiammazioni e dolori. Novembre, mio compleanno! Questo rimedio è davvero semplice, una bevanda a base di aceto di mele e miele. Si prepara come una tisana, si lascia intiepidire e si beve tutti i giorni per un mese. L'effetto alcalinizzante e detox per l'intestino è assicurato. Dicembre. A dicembre sentiamo la mancanza della luce del sole e non è solo una questione di umore. La carenza di luce solare può creare carenza di vitamina D e portare a sintomi magari insospettabili. Stanchezza, sudorazione alla testa, perdita di capelli e male alle ossa. Lo spiego nel video. Comunque, se ci sono dubbi, è sempre bene farsi le analisi specifiche prima di prendere un integratore. Ma siccome a dicembre c'è il Natale, siamo più buoni, vi faccio un bonus. A pari merito è arrivato anche questo video sui 10 cibi che favoriscono il testosterone e la salute degli amici maschietti.
Bene, è stato un anno intenso e ricco di consigli, di video. Come sapete, la mia missione è aiutare le persone a stare bene in modo naturale e a volersi bene. Io, da parte mia, metto in pratica per prima e ho piacere che anche gli altri abbiano benefici dallo stile di vita trendy e sano. Voi, da parte vostra, aiutatemi a portare avanti questo messaggio positivo in questo mondo pieno di negatività. Sostenetemi sempre, aiutatemi a fare crescere la community trendy e sana. Mettete mi piace, condividete, fatela conoscere ai vostri amici. Iscrivetevi al canale e anche alla pagina di Facebook Simona Vignali Naturopata, sono io. E se avete domande o desiderate consigli di salute naturale, iscrivetevi al gruppo su Facebook Trendy e Sani con Simona Vignali. Rimaniamo in contatto! Che dire di più? Il prossimo video sarà il primo del 2019, che emozione! E non sarò io la protagonista! Sarà lui la vera star del canale, Squaletto! Sarà un video dedicato alle sue avventure più esilaranti e ai suoi travestimenti irresistibili. Non mancate che ci facciamo un po' di risate insieme! Nel frattempo, buon fine anno, buon inizio del 2019! E noi ci vediamo domani, vi aspetto, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, nel 2019 naturalmente. Ciao!